Abbiamo fatto una grande documentazione, quasi un anno di ricerca di fotografica, di video, immagini, documentazione, ma non perché volessimo fare una ricostruzione didascalica, però ci tenevamo comunque a partire da una verità per poi in qualche modo interpretarla. Infatti, ricollegandomi al discorso delle magliette di calcio, nelle foto che avevamo raccolto c'è sempre questo, ritorna sempre nelle barche, queste magliette di calcio. L'idea che avevamo avuto era quella proprio di partire con dei colori vivaci e poi mano a mano che il viaggio passa attraverso il deserto, attraverso la Libia, il mare, questi colori si sbiadiscono. Quindi è una, diciamo, una scelta espressiva che non si nota però già. E anche perché Matteo Garrone, scusa se ti interrompo, è un pittore anche, dipinge. Sì, lo dicevo prima, io non dipingi più. No, però prima di fare cinema facevo il pittore. Diciamo che le storie che racconto poi spesso nascono anche da delle idee anche visive. Certo. E poi mi hai chiesto le dissonanze. Le dissonanze perché mi sembrava che potessero dare dei passaggi di tempo. Ecco, dei passaggi di tempo al racconto e quindi pensavo fosse giusto metterle. Ci ho messo 27 anni a convincere il mio montatore a fare le dissolvenze. Una volta che ci sono riuscito ne ho messe tante. Era da tempo che bisognava di mettere le dissolvenze, ma lui era così rigido che ogni volta mi faceva sentire come stava dicendo chissà che la dissolvenza. Io sono molto suggestive queste dissolvenze. Sono molto suggestive. Sì. Sono piaciute? Assai, davvero. Bene, tanto. Grazie. E la donna che vola, come è stata fatta? Come è stata la donna che vola? La donna che vola è stata fatta dal vivo, cioè con due pilastri. Che la reggono? No, come due strutture con un cavo e una carrucola, e lei che praticamente lui la porta per mano e lei è appesa con questa carrucola e quindi si muove sul cavo. Senza controfigura? No, in realtà la scena della madre, della donna che muore nel deserto, doveva interpretarla la mamma di Sedù, la vera mamma di Sedù, non la mamma nel film, la vera mamma di Sedù che era attrice. E solo che la mamma di Sedù praticamente è praticamente cieca, ha perso quasi completamente la vista. Quindi quando poi nel deserto abbiamo fatto le prove con la carrucola, lei aveva paura a stare sospesa perché non vedeva. E quindi a quel punto ci siamo resi conto che non poteva fare quella scena, e tra le comparse che c'erano, che avevano realmente fatto quel viaggio, ho fatto dei provini lì nel deserto e Beatrice, l'attrice che poi avete visto, lei era veramente una donna che aveva vissuto il viaggio a piedi nel deserto, ha fatto quel viaggio. E quindi ha fatto il provino benissimo e ha dato la parte a lei. Infatti nel film, quando la Jeep si ferma e scendono le persone, i migranti dalla Jeep per iniziare il viaggio a piedi, la donna che ha il vestito, che poi avrà la donna che vola, diciamo, è la mamma di Sedù, la vera mamma di Sedù. Perché lì ancora non sapevo che poi lei non avrebbe avuto, non sarebbe stata in grado di fare quella scena, quindi aveva il vestito che poi, questo diciamo un dettaglio, che se volete vedere la vera mamma di Sedù, c'è se vi ricapita, quando scendono dalla Jeep, la vera mamma di Sedù ha il vestito che poi avrà la donna che vola. Dissolvenza.